condivido quello che è stato detto fino adesso, perché cioè, mi sembra una cosa molto ragionata, molto logica, e molto ecologica, molto adeguata a questi tempi, cioè il fatto di non spendere soldi, riusare, insomma, sembrano cose banali, ma non sono. E tocca agire così. E poi ho abbracciato questa idea perché ho sentito la passione, e quando c'è passione una cosa è il risultato diverso, è la passione che rende le cose diverse, se uno le fa così tanto bene. Invece quando c'è il sentimento, quello che uno può dare agli altri è tutta un'altra cosa. Mi fa piacere che ci sono degli operatori, gente del Parco della Pertica, gente del Centro Educazione Ambientale di Ostia, quindi per loro penso che questo sia materiale molto interessante. Dunque, io ho scelto un titolo così alla linea Weissmuller, perché così già sapete come la penso, che cosa voglio dire, non ho problemi di farvi arrivare, ve lo dico subito e finiscono le ansie. Cioè, tra l'altro questo titolo è stato suggerito tanti, ma tanti, tanti anni fa, come tanti ne ho io, da un professore israeliano che venne a Roma a parlare dei fiori che avevano ispirato praticamente tutto quello che era la simbologia della religione ebraica. E quindi lui diceva che partiva dai fiori, quindi insomma ha fatto tanti esempi. A me questa cosa mi è rimasta molto impressa, e poi mi è rimasto impresso il fatto che lui diceva che tutte le righe che ci sono nei fiori, tutte quelle righine che poi le vediamo, sono come nella pista di atterraggio le indicazioni per andare al posto giusto. Quindi insomma questa cosa è la pista di atterraggio con addirittura delle indicazioni, per questo mi è rimasto molto molto fissato nella mente. Poi tra l'altro racconto delle cose terribili, degli esperimenti che loro fecero con queste api, dove invece di mostrare delle righe mostravano dei quadretti, quindi queste api non sapevano dove andare, perché loro seguivano le righe per andare a prendersi il polline o il nettare, secondo il momento. Quindi insomma, questi api sono degli esseri particolari, adesso vediamo. Dove devo premere? Aiuto? Ecco, sì. Allora, praticamente sono 165 milioni di anni che c'è una società tra i fiori e gli insetti. Questa società è una società che ha dato sempre dei profitti enormi, perché gli insetti sono quelli che fanno l'impollinazione, quindi senza impollinazione non ci sono i frutti, senza i frutti parlano cereali, quello che vi possa venire in mente, i cereali lo fanno in modo diverso, però per semplificare. E quindi praticamente se non c'è uno non succede, l'alimentazione è compromessa. Ora, questa società Florida, che produce grandi profitti, a un certo punto, 50 anni fa, dopo la guerra, è stata compromessa sia dagli erbicidi sia dagli insetticidi. Quindi è venuta un po' a meno e, come dire, lo ha detto Einstein, e credo che non è l'ultimo arrivato, senza api, senza insetti impollinatori, voleva dire, non si mangia, e praticamente il mondo avrebbe 4 anni, insomma, mi ha calcolato, 4 anni di vita. Per cui questa società deve esistere e deve avere i profitti che ha avuto per 165 milioni d'anni. Questo deve essere molto chiaro, no? Dunque, effetto farfalle, questa cosa, come è stato detto, questa idea di attirare le farfalle non è una cosa nuovissima, recentissima, si sta muovendo, si muove in giro, e a Milano c'è stata questa iniziativa, forse veniva una delle fautrici di questo effetto farfalle, e in pratica è uscito, è stato molto commentato nei giornali, non dovete leggere questa pagina, semplicemente
Sì, è tutto scaricabile dal sito, tra l'altro oggi non si stampa più niente, si va sempre al sito, questo signor sito che c'ha tutto. E comunque a Milano poi la cosa ha preso un andamento molto forte, perché l'assessore Chiara Visconti, che vedete qua, che poi lei vuole essere chiamata assessora perché viene dalle politiche di genere, quindi vuole essere chiamata assessora, e io sono d'accordissimo, perché assessore è assessore e lei vuole essere chiamata assessora. Quindi questa Chiara Visconti, che è una persona molto giovane, ha fatto costituire 16 aiole di piante spontanee, perché è ovvio che se uno deve rinaturalizzare, la prima cosa è pensare alla vegetazione spontanea, insomma. In alcuni casi, quando manca qualcosa, beh, in città si può pensare a una specie non autoctona, però insomma, la ragionevolezza vuole che si usino le specie native, autoctone. E quindi praticamente lei ha fatto costituire queste 16 aiole, in realtà non tanto pensando ai fiori, sì, forse anche ai fiori che sono belli, che hanno un aspetto decorativo importante, ma per attirare le farfalle. Cioè questo effetto farfalle si fa attraverso anche la sistemazione di aiole di specie erbacee spontanee. Quindi è stato un impegno chiaro del Comune di Milano. Noi abbiamo scritto, lei felice, ha pubblicato alcune delle cose nostre nel loro sito, felice di alimentare questo progetto. Una cosa simile, in altri termini, l'abbiamo visto anche a Torino con la Corona Verde. La Corona Verde è un'iniziativa dove si vuole unire tutte le residenze sabaude, che veramente stanno servendo a qualcosa, e tramite un cordone verde. Questo cordone verde non può essere diversamente che con specie spontanee facilmente gestibili, perché qui tocca parlare anche di questo, di una gestione estremamente facile e estremamente economica. E quindi, insomma, queste sono le specie spontanee, le avete visto voi, avete visto campi di questo tipo sicuramente. Allora, come facciamo per attirare api e farfalle, per non dire, insomma, tutto un elenco di insetti a Roma? Con i coccodrilli. Beh, questo ovviamente è una cosa un po'... cioè, giusto per scioccare, però ho trovato proprio recentissimamente dal National Geographic che in Costa Rica praticamente hanno osservato il comportamento di questi signori coccodrilli, insomma, belli, impressionanti, e loro praticamente stanno statici per ore, api e farfalle si vanno a alimentare dalle lacrime, e si chiamano animali lacrifagi perché mangiano le lacrime. Cioè, che servono? Servono perché le lacrime contengono parecchi minerali che loro servono per le uova. Ma è una cosa sorprendente, per dire, come dire, il mondo naturale è affascinantissimo, noi dobbiamo assolutamente alimentarci di queste cose, perché noi, nonostante che stiamo in città e purtroppo tutto si svolge nelle città, noi apparteniamo a quel mondo, e quel mondo dobbiamo difendere. Poi guardate la faccetta di impunita di questo arco, è un arco impunita, è una cosa incredibile. Poi si scoprono delle cose favolose del comportamento di questi animali, come le api. Cioè devono avere qualcosa di più queste api, dal momento che si viene a scoprire, si è sempre detto, le api seguono il sole, tornano nella loro casetta perché fissano la posizione del sole nell'occhio, bla bla bla, una cosa giovane. Non è solo così, loro hanno una specie di memoria che si costruiscono chissà come. E praticamente facendo delle prove, queste pure abbastanza crudeli, cioè le fanno addormentare al mattino, poi le fanno uscire alla sera quando il sole ha cambiato posto, loro partono come se in realtà fosse il mattino, poi però se ne accorgono, correggono e prendono la strada giusta per tornare a casa. È meraviglioso, è meraviglioso.
cose che ci devono, come dire, dare un senso al nostro lavoro, al nostro vivere quotidiano. E quindi quali sono i fiori che noi vorremmo si usassero anche nelle città? I fiori selvatici, i fiori spontanei, perché no? Danno un'identità. E questi sono i fiori selvatici, li avete visti? Appena nell'Appia è così, in un determinato momento dell'anno è così. Questo fiore che sembra così strano è pieno dietro a noi, al monte dei Cocci, è pieno di questa pianta meravigliosa che si potrebbe usare come fiore spontaneo. Tra l'altro l'hanno usato un'associazione di anziani come simbolo della loro associazione, proprio perché è frequentissima. L'avete mai vista voi? Qualcuno dice che sì, però vabbè. Ok, questi invece secondo me sono i luoghi selvaggi. Questi sono i luoghi selvaggi che vedo ogni giorno, passo sotto questo luogo selvaggio qua, ogni giorno, e vedo un verde che non è dipinto, è vero, però è, chissà quanto mi costa a me quel verde, perché è sempre rasato e sempre le pompe d'acqua che gli danno acqua, e lui è sempre a sede, sempre assettato. Questi sono i luoghi selvaggi. Allora, cerchiamo di definire questi fiori selvatici che noi vorremmo usare nelle aiuole in città. Semplicemente sono miscugli d'erbacee perenni o annuali per formare prati. Tutto qua, non c'è nessun mistero. Ovviamente, essendo spontanei, la gestione è molto più facile. Un paio di sfalciate, vabbè, dipende dall'anno, se piove molto no, però un paio di sfalciate all'anno, una risegna se serve, cioè certamente non è come prendere l'inglese, palese. E quindi pensiamo anche a questo clima stranissimo. Adesso abbiamo avuto una settimana di pioggia incredibile, ma pensiamo anche all'aridità, cioè poi il riscaldamento. Questo è del 2013, ma sono usciti dei rapporti dell'IPCC, aiosa, tonnellate di cose che ci dicono che il riscaldamento c'è, e ci dicono anche chi è colpevole, che adesso non è il caso. Allora, noi che cosa vogliamo di questi fiori selvatici? Vogliamo naturalità, cioè vogliamo un'identità, quello che io ho nella viola è quello che sta anche in campagna. Cioè quello che mi identifica, le piante che hanno visto sempre i miei genitori, non queste piante che ogni anno i vivai portano novità, 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 e poi uno non sa nemmeno che cosa sono. Risparmio d'acqua, e su questo tono, scarsa manutenzione, l'ho detto, e la congiunzione del paesaggio, un liaison, un qualcosa che dica io sto in questo posto, non che mi trovo in un posto anonimo che non so dove. A che cosa risponde questa pianta, da dove viene, se dall'Asia, da dove America? Ovviamente l'uso di piante spontanee ci consente una strategia di conservazione e sostenibilità, questo è detto. E poi, come si diceva prima, cioè, si parla di biodiversità, ma non è chiaro a tutti che cos'è la biodiversità. La biodiversità è un concetto molto trasversale, in alto e in basso, è molto trasversale, quindi far capire la biodiversità non è solo la quantità di specie diverse, è una cosa molto più complessa. Partendo con i fiori selvatici si può incominciare a arrivare al concetto di biodiversità. Ovviamente con piante spontanee noi vogliamo, come l'assessora di Milano, vogliamo impollinatori e farfalle, e gli impollinatori li vogliamo per tutto quello che diceva Einstein. E poi che ci interessa, portando i fiori spontanei, tirar fuori, questa è una parola per me impossibile, antropologica, tirar fuori tutte quelle storie, no? Che si raccontavano determinati fiori, che si facevano dei rumori con i petali di determinati fiori, insomma tutto un vissuto che sparisce se io questi non ce l'ho più a portata di mano in città, dove vive tutta la gente, o praticamente tutta. Allora, noi che cosa vogliamo? Vogliamo il prato verde rasato come quello vicino a casa mia che c'ha sempre sete, vuole acqua?
questa tecnica, io spero che non ci siano i vivaisti, questa tecnica può funzionare, quella del pinning, no? Che uno prende il prato, prende un sottile strato di prato e lo arrotola, poi lo vende, lo sistema. Questo può funzionare, o per dire ecologicamente, sostenibilmente, può funzionare se si usano dei compost, se non si prende troppo uno strato troppo largo, se tante cose. E se invece non lo usiamo per niente, che succede? Che succede? Quindi io voglio attirare l'attenzione un momento sulla questione dell'acqua. La questione dell'acqua è una cosa gravissima, enorme, globale, ma a noi non ci tocca tanto perché, come dire, a Roma in particolare abbiamo una certa abbondanza d'acqua, però è un problema globale e ne parlano tutti e si fanno mappe di questo genere dove si parla dell'acqua virtuale, e cioè l'acqua virtuale è quella che è incorporata in quello che uno mangia o quello che uno importa. In un vestito importato dall'Indonesia c'è l'acqua per produrre il cotone che magari è stato allevato in Egitto, e quindi tutta questa acqua io comunque la compro, e quindi questa è l'acqua virtuale. Insomma, si parla dell'acqua come una risorsa importantissima e in grosso pericolo. Ora, noi siamo il terzo importatore di acqua virtuale, che è come comprare una volta e mezzo la portata del Po in quel periodo. Cioè, non so se rendo l'idea, l'acqua è una cosa che noi, anche se ne abbiamo con una certa abbondanza, dobbiamo tenere l'attenzione sul problema e fare di tutto per usarla nel modo migliore possibile. Io penso che alle volte ci fanno vedere queste donne che vanno a prendere l'acqua come a dire è una cosa lontana, non, tutto sommato non ci tocca. No, ci tocca a tutti. E quindi adesso velocemente noi dalle piante spontanee vogliamo la tutela ambientale, era logico, il recupero e il risparmio, come già detto. Qual è il problema? Perché c'è sempre un problema, e c'è sempre un problema in queste cose. Il problema è che la società non è organizzata per fornire semi di queste piante spontanee. Ovvero, non è del tutto vero questo. Ci sono, per esempio, una ditta a Udine che lo fa e che fornisce proprio semi, mentre c'è un'altra, non è una ditta, è un'organizzazione, il Centro Flora Autoctona della Lombardia, che dipende dalla regione Lombardia, che produce fiorume. Fiorume è tutto quello che avanza quando si fa la sfalciatura, cioè seme più erba secca, una massa dove ci sono i semi. Sono due tecniche, alla fine una vale l'altra. E quindi solo loro due in Italia producono questo materiale per fare questi prati. Ora però, se un anno non ci sono i canditi, non è che il panettone non si può fare più per sempre. Non è un problema insormontabile costituire, ne abbiamo parlato tanto con Pasquale Grella del parco della Via Antigua. Uno fa un prato, raccoglie il seme e usa quello, cioè non è una cosa di alta tecnologia. Comunque, come vedete, lo scorso sabato 7 giugno c'è stato un convegno per parlare del fiorume, quindi la questione c'è nell'aria, non è una cosa lontana. E quindi adesso, cioè, tutto quello che ho detto io è la filosofia della questione, poi c'è la pratica, la decisione, che cosa mettiamo. E questa è una cosa che va, come dire, studiata, native, non native, miscele, sono cose che si devono discutere, però la strada è aperta. Poi ovviamente distinguere invasive da non invasive, copiare dalla natura, cioè vedere che cosa fa la natura, dove crescono determinate piante. Guardate, gli habitat agricoli marginali e gli habitat antropizzati praticamente sono la stessa cosa, hanno gli stessi terreni.
Quindi sono tecniche che possono essere copiate. Questo è acqua per il mio mulino, noi abbiamo pubblicato con l'Università di Pisa, con il CNR di Pisa e con l'Università di Catania, che è stato fortissimo aiuto, certo dipende tutto da loro più che da me, abbiamo fatto questo manuale con le tecniche, o perlomeno con quello che si sa, ed è la prima volta in Italia che si mette insieme tutta la conoscenza su questo argomento. Per questioni ecologiche il manuale non è stato stampato, però mettendo alcune parole lo trovate tranquillamente. Quindi praticamente abbiamo individuato 108 specie che possono essere usate, specie mediterranee dove non c'è l'acqua, specie mediterranee dove non c'è l'acqua, e quindi lì si deve un po' lavorare. E ho finito, grazie.